La lezione sarebbe iniziata dopo un'ora. Fondamenti di fisica, facile. Piano inclinato, leggi di Newton, la solita manfrina. Entrai in aula con largo anticipo, come mio solito. Mi piace arrivare agli appuntamenti prima del previsto. Mi piace aspettare l'arrivo degli altri. Se sono io che aspetto, è come avere sotto controllo la situazione nella maniera scientificamente ottimale. È tipo un magnete con massa più grande che aspetta che l'altro magnete con massa più piccola venga attratto a sé per le forze dell'elettromagnetismo. Facile. Era un buon momento per trovarsi a Zurigo, soprattutto al Politecnico, soprattutto quella mattina. Zurigo, sul finire del 1800, era un pullulare di particelle che vagavano spensierate per le strade. Zurigo, in quegli anni, era bellissima. Se mettiamo su una gaussiana il CETA europeo con il fermento scientifico più caldo del periodo, nei pressi del picco di massimo c'è proprio il Politecnico, questa scuola, questi banchi, che hanno accolto me, una donna e per di più dell'est, tra le fila dei suoi allievi. Ero la quinta donna in assoluto che frequentava una facoltà scientifica, il Politecnico di Zurigo, il posto più bello del mondo per me. Certo, se si esclude il giardino dove Newton ha visto cadere la mela e la vasca da bagno dove Archimede ha esclamato Eureka. Anno 1896, ottobre per la precisione. Nel 1896 in Grecia si gioca la prima Olimpiade della storia. In Francia viene proiettato l'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat dei fratelli Lumière. Beh, si racconta che gli spettatori siano scappati dalla sala per paura di essere travolti dal convoglio. In Italia, a Torino, Giacomo Puccini presenta la Bohème. Viene messa in vendita la prima copia della Gazzetta dello Sport. Ma la notizia più importante di tutti la riportano i giornali austriaci, la notizia della scoperta dei raggi X di Wilhelm Röntgen. E sempre in quell'anno la scoperta della radioattività ad opera di un francese, di Henri Becquerel, era sulla bocca di tutti. Di tutti e anche sulla mia. È peccato che non potessi parlarne con nessuno, perché nel 1896 avevo 21 anni ed ero una donna. Nessuno si rivolge ad una donna per parlare di fisica. A Zagabria ho studiato nella scuola superiore maschile, l'unica che mi avrebbe permesso, di seguire le lezioni di fisica. Al mio corso, tutti maschi, ma ormai ci avevo fatto l'abitudine. Mio padre ottenne un permesso speciale per farmela frequentare e io non ho tradito certo le sue aspettative. Mi leva Maric. 10, 10, 10, 10, 10 in tutte le materie, la più brava del corso. Perché il cielo è azzurro? Perché gli oggetti cadono a terra? Fin da bambina mi facevo le grandi domande sul perché l'universo fosse fatto in questa precisa maniera e con quelle domande vivevo le mie ricerche in solitudine. Perché non sono certo i genitori o i maestri a darti quelle risposte. Mi piace fare elenchi, mi è sempre piaciuto. Mi piacciono le classifiche, mi piace tutto ciò che può essere numerato. Il mio cibo preferito oggi sarebbe la pizza da asporto. Niente di meglio che avere un cerchio dentro un quadrato che si mangia diviso in triangoli. Il mio numero preferito è il 6. Il 6 è considerato il numero perfetto. Perché? È amico solo di se stesso, perfetto quindi. Non come il 220 e il 284 che sono amici tra di loro, no. Un numero è considerato perfetto quando è uguale alla somma dei suoi divisori. 6 è divisibile per 1, 2 e 3. La cui somma è appunto 6. Facile. Un ottimo passatempo. Così come quello di contare gli angoli retti che incontro lungo il mio cammino. Anche se nella mia personalissima classifica dei miei passatempi preferiti in cima c'è leggere. Leggere è al primo posto da sempre. Applico la modalità di lettura di un calcolo, di un'espressione, anche al resto delle letture che faccio per diletto. Politica, economia, attualità. C'è sempre stato in me quel rigore nel prendere lettera per lettera tutto ciò che c'era scritto. Anche se a volte non capisco i doppi sensi, non capisco il sarcasmo. Non capisco le allusioni e i sottotesti. E se qualcuno mi dice un proverbio, io mi immagino esattamente le cose in questione e mi perdo il senso. Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. È una di quelle espressioni che mi ha fatto perdere nottate insonni.
Ma ci sarà una spiegazione scientifica a tutto questo? Non mi pare. A caval donato non si guarda in bocca. Ma cosa dite? Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ma cosa state dicendo? Oh, quando il mondo mi sembra così confuso, io faccio una cosa. Vado in stazione. Ah! Treni, binari, due rette all'infinito che non si incontrano mai, simmetrie, il mondo racchiuso in un piccolo spazio, le azioni ripetute uguali dal capostazione, tutto molto rassicurante. Ah! Ma mi trovavo al Politecnico di Zurigo quel giorno, non in stazione, e stava per arrivare il momento della campanella, a cui avrebbe fatto seguito la prima lezione ufficiale del mio immatricolamento come fisica. Un campo vettoriale è una funzione che associa ad ogni punto un vettore. Nei corridoi mi guardavano passare e mi fissavano come fossi un raro esemplare di tapiro della Malesia o di balena o mura. Alcuni facevano ampi inchini, altri mettevano la mano sulla bocca per ridacchiare, altri ancora si giravano schifati dall'altra parte. Cercavo di non farci caso, contavo gli angoli retti mentre camminavo, oppure memorizzavo mentalmente i loro schiamazzi, per poi costruirne dei grafici che li rappresentassero tutti. Certo, c'è da dire una cosa, il mio aspetto non è mai stato molto armonioso, non mi muovo leggiadra come un derviscio, ecco, quello proprio no. Sono spesso goffa. E mi viene da assumere posizioni comode piuttosto che dedite all'estetica. I miei abiti sono comodi, le mie scarpe sono comode, i capelli li raccolgo per comodità. E fatto non trascurabile, ho una malformazione evidente all'anca, una malformazione congenita che si tramanda dalla mia famiglia, zoppico da quando sono bambina. Tutti abbiamo una ferita segreta per riscattare la quale combattiamo. Entrarono insieme in aula, ridevano, si spintonavano, erano già amici. Io stavo seduta qui, in terza fila, quasi centrale. I banchi erano più dei seggi, vista l'immensità e la forma. Erano degli scranni, ecco, sì, erano degli scranni. Erano tutti più giovani di me. Io ero del 75 e loro potevano aver avuto 3 o 4 anni in meno. Uno di loro aveva i capelli tutti impomatati. Era il più serio, e infatti era quello spintonato. Un altro aveva i libri avvolti in un filo di spago e il cravattino perfettamente simmetrico al corpo. Un altro ancora lisciò con la mano i baffi quando alzò lo sguardo verso di me. Io abbassai distinto la testa. C'era un ragazzo tra questi. Il più chiassoso, il più molesto degli altri. Aveva i capelli tutti disordinati, ogni ciuffo prendeva direzioni strane, tipo le traiettorie delle molecole di un gas in un recipiente. Fu l'unico a farmi un sorriso. Io abbassai di nuovo la testa. Rimasero davanti alla cattedra ancora qualche minuto a parlare. Le loro posizioni erano così impacciate. Di nuovo il ragazzo spettinato si girò verso di me e mi fece un altro sorriso. Abbassai la testa di nuovo. In quel momento entrò il professore e tutti si misero ai loro posti come delle formichine laboriose, e chi davanti a me, chi dietro. Il ragazzo spettinato si mise lungo la mia stessa fila. Eravamo separati solo da un corridoio. Il professore era Heinrich Martin Weber, il temutissimo professor Weber. 186 centimetri d'altezza, 94 kg di peso più o meno 3, aveva 56 anni, veniva da Heidelberg, Germania, insegnava al Politecnico da 24 anni e naturalmente avevo già divorato tutti i suoi scritti sulla teoria dei numeri e sull'idrodinamica. Facile! Era il momento dell'appello. Marcel Grossmann, Jacob Erath, Daniel Gerber, Albert Einstein. Il ragazzo
ragazzo spettinato. Uno sfrontato, un impertinente, un tipo molto arrogante. Non so che diavoleria si era inventato. Fece ridere tutti quando rispose. Non lo ascoltai, ero troppo concentrata ad attendere il mio momento. Mileva Maric. Presente? Tutto indolore. Indolore, sì. Rispetto ai canoni a cui ero abituata, è sempre necessario fissare un sistema di riferimento nel quale muoversi. E in questo sistema di riferimento che stavo vivendo quel giorno in quell'aula, la mia soglia di disagio era prossima allo zero. Tra zero e uno, diciamo così, perché avevo tutto sotto controllo, cose già vissute. Facile. La signorina Mileva Maric? Sì, professore. Mi dica, viene dalla Serbia o giù di lì? Sì, professore, regno austro-ungarico. Si accomodi. Un dialogo di 26 parole e 138 caratteri. Indolore, sì. Ma quel giù di lì aveva aperto un elenco di nuovi pensieri. Ma pensava che i serbi fossero inferiori alla stirpe germanica. Ah, no! Non sapeva collocare la Serbia all'interno della mappa geografica, certo. Ma quel giù di lì indicava un sud rispetto a un nord, bello e solare. Oh, vuoi vedere che era un proverbio? Ma c'erano delle allusioni. Fermai il mio cervello. Non era il momento di fare elenchi. Sono una secchiona. E non faccio nulla per nasconderlo. Tutto ciò che ho, che faccio, io me lo sono guadagnato. La mia regola è: alza la mano solo ogni 3 domande, altrimenti gli altri non rispondono mai. Ad ogni risposta corretta, cioè tutte quelle che diedi, il signor Einstein mi sorrideva. Avrei voluto rispondere a tutte solo per vedere che mossa faceva lui. Una volta accennò anche ad un applauso. Ma non era un applauso di scherno, come spesso me ne facevano, no. Era un applauso buono. Vidi nei suoi occhi bontà. Il mondo è a soqquadro, l'intera città è a soqquadro, è la rivoluzione tecnologica, illuminazioni pubbliche che prendono il posto delle vecchie lampade olio, tram elettrici che prendono il posto di quelli a cavallo, i telefoni nati 3 anni prima avevano fatto tutto il resto, a Vienna Freud, in Francia l'affare Dreyfus, a Parigi Picasso. È l'impressionismo fiorente. Il poeta Mallarmé faceva esperimenti con la casualità e il silenzio. Ogni volta che si entra in una di queste piazze, ci si trova in mezzo a un dialogo. Il fisico, Pierre Curie, ha una brillante intuizione. Il fenomeno della piezoelettricità. 4 parole, 34 caratteri. Sul giornale era riportato il dettaglio di quella scoperta e siccome i fisici piacciono i pettegolezzi e le chiacchiere, era riportato anche che era sposato con una donna polacca, una fisica, la signorina Maria Sklodowska, che per me era semplicemente Marie. Fin dalla prima volta che lessi quel nome mi piacque. Marie aveva le sembianze di una donna risoluta, che sa il fatto suo. È in campo scientifico imbattibile. Me la immaginavo come una medda grande. Era la mia amica immaginaria, Marie. Tutte le volte che avevo a che fare con un problema più o meno complicato, mi rivolgevo a lei per avere la sua approvazione. Come sto andando, Marie? Quel ragazzo spettinato, quell'Einstein, non prendeva affatto seriamente la scuola. Era in continuo conflitto con le regole imposte dall'alto. Mi dava i nervi per la sua presunzione. Sapevo di vederla entrare in questo preciso istante. Oh, immagino abbia riconosciuto il mio passo. In effetti è facilmente riconoscibile. Ma no, signorina, non se la prenda subito e per niente. L'ho riconosciuta dall'aria che sposta. Non dovrebbe dire certe cose. Non vuole sapere com'è l'aria che sposta, signorina? Oh, sentiamo. Com'è l'aria che sposto? Senza fretta. Senza fretta. 2 parole, 12 caratteri. Non me l'aveva mai detto nessuno.
Entrò in aula il professore di matematica, il professor Hermann Minkowski, un tipo tosto, 168 centimetri d'altezza, 74 kg di peso con un delta di 3. Quell'Einstein mi stava incuriosendo, ma non abbastanza da distogliere l'attenzione da tutto ciò che diceva Minkowski, parole che poi io annotavo per bene, già in bella grafia, sul mio quaderno. Io sono sempre stato un autodidatta, sa signorina? Per questo tutta la selezione delle cose che so l'ho fatta io. Voglio solo studiare fisica nella vita. La letteratura è solo un passatempo. Non ho mai visitato uno zoo in vita mia. La botanica la includo nella sottospecie della cultura borghese. Il francese, bah, pur qua. La politica è frivola, si occupa solo di cose contingenti. Ma la matematica, le equazioni, rimangono per sempre. Mai sentito parole più belle in vita mia. 68 parole, 420 caratteri. Di pura poesia. Signor Einstein, ma lei è tedesco, perché è venuto a Zurigo? Le scuole di fisica in Germania sono all'avanguardia. Oh, per carità! Sono scappato da Monaco, era un inferno! Gente che esegue le regole a testa bassa, che non si fa domande, che esegue e basta. Mio padre mi avrebbe voluto con sé nell'impresa di famiglia, ma io non potevo diventare un ingegnere. Non sopporto di utilizzare il mio tempo e la mia energia per rendere più sofisticata la vita di tutti i giorni al solo scopo di ottenere un profitto. Cosa vuole fare? Diventerò professore, penserò solo per amore del pensiero, il futuro è mio e mio soltanto e quindi lo gestisco io. Ma anche in questa scuola ci sono delle regole. Ah, non permetterò quei pesanti accademici che mi cambino. Ma la sapienza è una forza. La sapienza è la loro debolezza, la fantasia è la nostra forza. La fantasia è la nostra forza. Mi venne in mente... Signor Einstein, conosce Empedocle? Come dice? Empedocle, il filosofo presocratico che ha studiato la cosmogonia. Lo studio dell'origine del cosmo. Empedocle, che si sappia, fu il primo a farsi una semplice domanda. Che cos'è la luce? Empedocle pensava che Afrodite avesse creato l'occhio umano, accendendovi un fuoco dentro, permettendo a tutti noi di vedere. Ma è assurdo, signorina. Se fosse così ci vedremmo bene anche di notte. Ha ipotizzato che i raggi del sole fossero collegati a quelli che escono dai nostri occhi. È fantasioso. Ma se non fosse stato per Empedocle, oggi non ci sarebbero le controteorie di Aristotele, e poi Euclide, e poi Alhazen, e poi Keplero, e poi Newton, e poi Faraday, e poi il nostro amato James Clerk Maxwell. Che dice che la luce è una radiazione elettromagnetica, signorina. Non pensava che cosa? Che una donna possa pensare al rotore del campo elettrico, che è uguale opposto al flusso di variazione magnetica? Legge di Faraday, Newman, Lenz, ovvero terza equazione del sistema di Maxwell, se vogliamo essere precisi. Signorina, quando sto con lei, mi sembra di riuscire a fermare il tempo. Mi piacerebbe avere la possibilità di stare di più con lei per conoscerla meglio. Forse per lei pensare di salutarci quando finisce la lezione e rivederci la mattina dopo in aula è un battito di ciglia. Per me è un'eternità. Eppure si sa, il tempo non può viaggiare a due velocità diverse. «77 parole, 440 caratteri. Ed erano parole bellissime. Anche quando pare di poche spanne, un viaggio può restare senza ritorno.
Al caffè Metropol, Albert aveva creato un gruppo di amici con cui passava ore ogni giorno. A volte saltava le lezioni per stare con loro e parlare. Gli piaceva oziare, perdere tempo. Se non si perde tempo, non si arriva da nessuna parte. Oziate, state a casa, riposatevi. Gli piacevano gli orologi a pendolo. Trovava agio nelle lunghe attese per attraversare la strada. Gli piacevano le code, le file. In quegli anni iniziò a farsi le sue idee su tutto. Il suo sogno di diventare apolide lo realizzò presto. Si tolse la cittadinanza tedesca e per 8 mesi non ne ebbe alcuna, fino ad ottenere quella della liberale neutrale svizzera. Anche sulla religione aveva la sua teoria. La parola di Dio non è niente di più che il prodotto della nostra umana debolezza. E la Bibbia è una collezione di onorevoli e primitive leggende, anche piuttosto infantili. La religione ebraica, come tutte le altre, è l'incarnazione delle superstizioni più puerili. Riteneva se stesso ebreo soltanto dal punto di vista culturale. Il suo amico preferito era un italiano, un ingegnere, un certo Michele Besso. Lo prendeva sempre in giro per la sua goffaggine, gli diceva che era uno scalognato cosmico, eppure voleva passare più tempo possibile con lui. La sua formazione da ingegnere lo faceva innervosire. Ma lo vedi il principio di Newton, Michele? Ma lo riesci a vedere? Ma se non lo vedi, che senso ha vivere? Quando pensi all'accelerazione, non devi pensare ai numeri. Chiudi gli occhi, chiudete gli occhi. Immaginate. Immagina una palla sparata nel cielo. E poi immagina un'altra palla sparata nello spazio, a cui è stata applicata la stessa forza che sfida la palla sulla Terra. Chi vincerà la gara di velocità? Durante le vacanze di Natale, Albert andava ad Arò, vicino a Zurigo, a fare visita ai Wintelar. Pare avesse una storia con la figlia più giovane. Ma a me non me ne importò niente, perché l'ultima volta che mi salutò mi disse: «Inventerò una formula per fermare il tempo, signorina. Così non si accorgerà della mia assenza». Cosa potevo volere di più? Niente. E io non volevo niente di più. Venne a prendermi fuori dalla pensione con 2 biciclette e mi chiese se volevo fare un giro sulle strade di Zurigo con lui fino ad arrivare al lago, per poi inoltrarci verso la collina se ci fossimo riusciti. Aveva montato un accorgimento in corrispondenza della mia gamba più corta per fare in modo che l'appoggio fosse più alto. Anche se sono d'accordo con lei sul fatto che bisogna essere asimmetrici nella vita, sono i dettagli imperfetti a rendere tutto perfetto. Pedalavamo in sincronia, uno di fianco all'altro. Lo sa, signorina, sto immaginando di viaggiare insieme ad un raggio di luce. Indovini cosa succede? Ha preso una stradina stretta, sterrata, che partiva dalla strada principale e si inoltrava verso un sentiero. Era una scorciatoia, diceva. Venga, signorina, mi raggiunga, sto viaggiando a 300.000 km al secondo. Non ce la faccio. Venga, signorina, sono un'onda che viaggia nell'etere. Non ce la faccio. Venga, signorina, mi raggiunga, venga. Lo vede cosa succede ora che mi è di fianco, lo vede? Sembra che sia io a rallentare e sembro immobile nel tempo. Ci buttammo sull'erba e rimanemmo a guardarci per ore. Stavamo costruendo la nostra città perfetta, io e lui. Benvenuta nel mio paese, fatto solo di cose belle. Non sia più titubante, si lascia andare. Solo così vedrà la vera natura delle stelle. La vera natura delle stelle. Fummo promossi entrambi quell'anno. I miei voti erano molto più alti dei suoi
E per festeggiare suonammo insieme, io il pianoforte e lui il violino. Gli piaceva anche a lui la musica. E anche sulla musica aveva la sua teoria. La musica di Mozart è così pura che mi sembra sempre essere esistita nell'universo. Beethoven creava la sua musica, ma mi sento a disagio ascoltandolo. Pare sia troppo emotivo, quasi nudo. Oh, datemi Bach piuttosto. Bach, Bach e ancora Bach. Mentre penso che Handel mostri una certa approssimazione in alcuni eseguimenti. Mendelssohn dimostra un talento considerevole, ma anche una indefinibile superficialità che spesso porta alla banalità. Wagner, Wagner! Wagner risente di una totale mancanza di struttura architettonica che io considero segno di decadenza. Strauss, oh Strauss! Strauss dimostra talento, anzi molto talento, ma è anche privo di verità interiore. Ecco qua, me li aveva sistemati tutti, uno ad uno. Ma venne il momento di salutarci, perché era arrivato l'estate, e lo facemmo con una lunga passeggiata nei boschi di Zurigo. Nelle salite di montagna non zoppico, perché posso mettere i piedi all'altezza che voglio. E mentre guardavamo tutta Zurigo dall'alto, mi prese una mano e mi baciò. Affrettai la partenza per la Serbia, passai l'estate dai miei genitori a Koch. Non dovevo avere distrazioni dalla fisica. Non dovevo avere distrazioni dalla fisica, non dovevo. L'università di Heidelberg, in Germania, la migliore di tutti, avrebbe fatto al caso mio. Lasciai Zurigo e portai la domanda. E fui accettata. Anche se potevo seguire le lezioni solo come uditrice. Alle donne non è permesso fare gli esami. Per il momento. Il passato del viaggiatore cambia a seconda dell'itinerario compiuto. Arrivando in ogni nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere. L'estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t'aspetta al varco, nei luoghi estranei e non posseduti. Il professor Filip von Lenard, le lezioni più importanti le teneva lui, slovacco di Bratislava, 177 centimetri d'altezza, 88 kg di peso più o meno 8, questo è più difficile, lezioni bellissime, che facevano vedere la fisica. Stimata signorina Maric, il nuovo semestre è iniziato ed io non ho ancora avuto il piacere di incontrarla. Guardo spesso in direzione del suo banco, ma lo trovo ogni volta miseramente vuoto e sconsolato. Speravo di poter discorrere con lei di persona, ma da quanto ho capito qualcosa l'ha portato fino dalle porte dell'Università di Heidelberg. Nel caso si annoiasse, la prego di scrivermi e di raccontarmi il perché abbia preso la decisione di andarsene da Zurigo. Cordialmente, Albert Einstein. 80 parole, 494 caratteri. Stimato collega, avrei voluto scriverle, devo scusarmi con lei, quando mi fossi annoiata, ma questo non accade mai qui, dalle parti di Heidelberg. Sono stata costretta ad ignorare le sue istruzioni. Sto seguendo i corsi del professor Lenard sulla teoria cinetica del calore dei gas. E ne sono affascinata. Quello che avremmo sempre voluto sentire da Weber. Non immagina ciò che mi riveli di giorno in giorno a questo corso. Cordialmente, Mileva Maric. Ci scrivemmo in continuazione. E nella mia personalissima classifica delle frasi più belle che mi scrisse, al primo posto c'è: resteremo bambini per tutta la vita.
finché vivremo e ce ne sbatteremo del mondo. Resteremo bambini per tutta la vita, finché vivremo e ce ne sbatteremo del mondo. Nella prima parte del corso risposi a tutte le domande che Leonard faceva in classe. Basta moderazione, basta frenarsi. E così mi sentii abbastanza forte per avvicinarlo fuori dalla scuola un giorno. Professor Leonard, sono Mileva Maric, una sua studente. Lo so bene chi è, anche perché è l'unica donna in una classe di 50 ragazzi. Sto studiando il teorema di equipartizione dell'energia, signore, e mi chiedevo se fosse applicabile anche ai gas biatomici. In questo caso, come si distribuisce l'energia? In effetti, signorina, è applicabile. L'energia si distribuisce come in tutti gli altri casi, fornendo quindi ai moti di vibrazione e rotazione la stessa quantità fornita ai moti di traslazione, signore? Ha una padronanza della materia impressionante. Da chi ha studiato? Intende l'equipartizione, signore, da lei, anche se ho letto qualcosa durante il mio periodo al Politecnico di Zurigo, però lì lo studio della termodinamica è un po' carente. Quindi, lei segue i miei corsi così, per piacere personale? Ho scritto un saggio sulla teoria cinetica, signore. Mi piacerebbe potesse darle un'occhiata. E nel caso le piacesse, magari potrebbe scrivere una lettera all'università, chiedendo al rettore di farmi sostenere gli esami regolarmente. Magari. Signorina, ammiro la sua determinazione. Ma gli svizzeri sono molto più liberali dei tedeschi. E Heidelberg non dà e non darà mai una laurea ad una donna. Le consiglio di tornare a Zurigo. Rimasi immobile, ferma, a guardarlo mentre andava via. Finì le lezioni del corso e me ne tornai a Zurigo. Solo lì potevo sostenere gli esami. Marie, non è giusto. E adesso? Bambolina. Bambolina. Eravamo nella mia stanza e studiavamo. Io dovevo mettermi in pari con i corsi persi, però poi la realtà divenne un'altra. Dai, torna ancora un po' nel letto con me, bambolina. Una vocina dentro di me mi diceva di leggere gli appunti di Grossman, di studiare, di mandare in testa teoremi, corollari, ma poi un'altra vocina, poco più in là. Dai, bambolina, torna nel letto con me. Ma non posso, Albert. Tu puoi permetterti di fare quello che vuoi, di presentarti solo agli esami. Io non sono un uomo. E meno male. Mi chiamava Doxer, bambolina. E io lo chiamavo Johansel, scansafatiche per digiorno. E giocavamo sempre. Avevamo inventato le partite a scacchi immaginarie e duravano ore. Abbiamo costruito con le carte da gioco delle case e anche dei castelli. Una volta abbiamo creato un'intera città, la nostra città perfetta. La legge di raffreddamento è un esponenziale decrescente, ma è liquida la sostanza e quindi agisce il coefficiente di scambio termico, come fossero molecole. Immaginiamo le molecole, bambolina, ti va? Sì, immaginiamo siano delle persone e mettiamole in una stanza. Prima in una stanza più piccola, dove venne organizzato un ballo, e poi in una stanza più grande, dove le persone possono ballare liberamente senza scontrarsi. Più volume, minore densità, minore collisione. Scriviamo un articolo, bambolina, ti va? Ma
Ma su cosa, Albert? Non è una cosa originale, è solo un modo diverso di vedere le cose. Ma se questo potesse provare l'esistenza delle molecole? Ma ci pensi, bambolina? Lo abbiamo inventato noi. Scriveremo un articolo che potrebbe cambiare il mondo. Lontano, a Vienna, Boltzmann dava nuove definizioni di atomo. Ancora più lontano, a Berlino, Max Planck scriveva sugli Annalen der Physik, tutte le novità della fisica teorica. Albert? No. Albert leggeva, pensava, scriveva e poi mi chiedeva di tornare a letto. Erano queste le sue abitudini ormai consolidate. Anche se da qualche tempo aveva trovato una nuova occupazione. Li chiamava esperimenti mentali, cioè esperimenti fattibili solo nel laboratorio del suo cervello. E con quelle fantasiose costruzioni andava avanti, chiedendo il mio aiuto quando la cosa gli sfuggiva di mano. Io tenevo d'occhio i numeri, le formule. E così lui poteva viaggiare con la testa. Agli esami invernali presi troppi 4. Non passai. Era una cosa che non potevo permettermi. Basta divagazioni con Albert. Dovevo arrivare a fine anno preparata. Dovevo isolarmi per riuscire a concentrarmi e creare la strada dove camminare. È il 1899 e io devo affrontarlo deciso e spietata con me stessa. Albert? No. Albert passava il suo tempo senza fare niente. I suoi corsi li superava, sì. Mai con voti brillanti, minimo indispensabile. E poi stazionava al caffè Metropole, ciondolando da un tavolino all'altro. Poi partì per Milano e da lì mi scrisse le sue lettere. Cara Doxel, mi manca tremendamente. Cara Doxel, sento il suo odore ancora su di me. Cara Doxel, non vedo l'ora di riabbracciarla. Le mie lucubrazioni sulla radiazione cominciano a poggiare su qualcosa di più saldo e sono io stesso curioso di sapere se ne verrà fuori qualcosa. Ho studiato parecchio Helmholtz. Ammiro sempre di più l'originalità e l'indipendenza del suo pensiero. Quale sarà la vera natura delle stelle? Ho iniziato a leggere Drude. Non riesco a capacitarmi di non avere di fianco lei. Mi piace molto studiare insieme con lei, mi calma ed è meno noioso. L'ultimo ricordo di quel periodo fu di un avvenimento nuovo che sconvolse il mondo della scienza e me. Marie Curie aveva scoperto due nuovi elementi della tavola periodica. I giornali non parlavano d'altro, il mio entusiasmo era alle stelle. Grande Marie, grande! Ma allora una donna può, allora una donna riesce a portare a termine le sue ricerche, a realizzare i suoi sogni. E io? Passai gli esami, ero finalmente in pari con i corsi, mi mancava un solo anno, come ad Albert. In quell'ultimo anno Albert non frequentò mai, decise di fare di testa sua e presentarsi solo agli esami. Io invece ero tutti i giorni lì, tra i banchi, a prendere appunti. E poi venne il momento della consegna della tesina. E poi i risultati. Albert era passato. Ma io no. Troppe lacune, sosteneva Weber per via del mio periodo trascorso in Germania. Mi bocciò. Dovevo fare un altro anno. Dovevo farlo. Albert partì per Milano e si mise a cercare lavoro. Passò qualche settimana e poi mi chiese di raggiungerlo a Como. Io presi il treno, scesi in stazione e lo vidi lì, ritto sull'attento ad attendermi. Era il 5 maggio del 1901 per il resto del mondo. Per noi era il paradiso. Facemmo lunghe passeggiate e poi slitte, carrozze, Como, Cadenabbia, Colico. Ci inoltrammo per le strade di Chiavenna. Visitammo una chiesa. Ci fermammo a parlare con un gruppo di uomini che giocava a carte su un tavolino all'aperto in strada. Sedie pieghevoli, una brocca di vino e sulla tovaglia quadrettoni bianca e rossa. Ah, l'Italia! Albert mi promise che mi avrebbe portato anche a Venezia. Proseguimmo e ci imbattemmo in un gruppo di ragazzi che giocavano a calcio su un giardino all'aperto in una villa. Albert, preso dall'euforia, si mise a tirare 4 calci al pallone e si slogò subito la caviglia. Per poco non si mise a piangere. Decidemmo di inoltrarci verso la valle di San Giacomo.
in direzione Passo dello Spluga, altezza metri 2115, centimetri 211.500, vabbè, proseguimmo verso la valle dell'Interrein. Decidemmo di fermarci per dormire in una locanda. Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non sarà mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere così. Passarono pochi mesi. Io ebbi la netta sensazione di essere incinta. Frau Lemaric? Frau Lemaric! La pregherei di prestare maggiore attenzione ai calcoli. Il nuovo anno era iniziato, io ero molto distratta. Cosa mi succederà adesso, Marie? Non riesco a tracciare il nuovo grafico con le mie emozioni, non riesco a tracciare la strada da seguire in futuro. Marie, cosa faccio? Io lo so cosa hai scritto tu quando è nata la tua prima figlia, Irene. La mia vita è entrata in un vicolo cieco. Un figlio mi distruggerà la carriera. Marie, cosa devo fare? Nessuno doveva vedermi in quello stato. Partii per la Serbia, andai dai miei genitori, a Koch. Mia madre si oppose alla nascita di questo bambino. Albert mi scrisse per tutto quel periodo. Lieser nacque il 27 gennaio del 1902. Era una May in miniatura. Intenerì molto la sua presenza reale in carne ed ossa. Albert partì e si trasferì a Berna perché finalmente aveva trovato lavoro. Non era un lavoro che gli piaceva, era all'ufficio brevetti, era un lavoro da semplice passacarte. Ma doveva farlo. Mi promise che con quei soldi avremmo costruito la nostra famiglia. Albert aveva creato un cassetto sotto la scrivania, il cassetto dei divertimenti, e là dentro ci metteva i suoi sogni, i manuali di Newton e Galileo, e poi un blocco di fogli bianchi. Albert voleva riscrivere la definizione della parola tempo, non gli piaceva quella che c'era, ne voleva scrivere un'altra. Su quei fogli Albert voleva riscrivere il suo sogno. Continuava a scrivere. Ogni campanile che suonava, ogni soffio di vento, era un pretesto per far viaggiare i suoi pensieri, per scrivere. Ecco l'anello che mi indurrà alla schiavitù per sempre. Oh, ha detto per sempre, che dolce. L'ufficiale ci registrò come signore e signora Einstein. Lo raggiunsi da sola a Berna e ci sposammo. Quando barrammo la casella senza figli ebbi un attimo di mancamento. Ma poi eravamo di nuovo all'aria aperta, eravamo di nuovo noi, io e Albert alle prese con il mondo. Solo in un mondo come il nostro capiremo la vera natura delle stelle. Le sue parole erano il mio mantra. Sono felice, Albert. Una felicità crescente quando sto con te. Ma una crescita lineare o geometrica? Esponenziale. E quindi possiamo costruirne un grafico? Sì. Sugli Annalen de Physique, Albert aveva iniziato a pubblicare articoli e non smetteva un attimo di scriverne. Sulla meccanica molecolare, sui fluidi, sullo spazio. Non smetteva un attimo. Io invece dovetti tornare in Serbia perché Lieser stava male. Aveva contratto la tubercolosi. Morì nel settembre del 1903.
New York Times. I Nobel dell'anno. Il premio per la fisica diviso equamente tra Pierre Curie e Henri Becquerel. Come Henri Becquerel? Marie, e tu? Ma no, ma non è giusto, ma tutti sanno quanto sei stata importante per quelle scoperte. Ma Marie, ma no, ma è un'ingiustizia. New York Times, 16 dicembre 1903, le parole di Pierre. Se davvero si sta pensando a me, io posso dire con certezza che non ritirerò il Nobel se non con la nomina congiunta anche di mia moglie, Madame Marie Curie, per giustizia, per rispetto nei confronti del lavoro fatto insieme sui corpi radioattivi. 42 parole, 242 caratteri, sì. Che uomo, Pierre. Il nostro secondo figlio, Hans Albert Einstein, nacque il 14 maggio del 1904. Ed occuparci di lui insieme fu una novità assoluta e lo facemmo con tanta gioia. Albert aveva creato un nuovo alfabeto fatto di gesti per farsi comprendere da lui. Con quella pipa sempre in mano, con le maniche della camicia arrotolate, con quell'orologio da taschino e quel blocco degli appunti sempre in tasca pronto all'uso. Albert era bellissimo, alto e fiero. ...1905. Questa data diventerà molto importante. Albert passava ore a guardare il campanile della Torre di Berna. Appena usciva dall'ufficio brevetti, stava lì e rimaneva lì a guardarlo per ore. Aveva pubblicato un articolo sugli Annalen de Physique. Un punto di vista euristico sulla creazione e la trasformazione della luce. Ma non ottenne nessun commento, nessuna menzione negli articoli successivi. Non una nota che rimandasse ai suoi ragionamenti. Il mondo scientifico non ha aperto bocca. Va bene, ne scriverò un altro. Non mi notano, va bene, ne scrivo un altro ancora. Non possono continuare ad ignorarmi per sempre. Mi serve solo di trovare un problema, un paradosso, un'incongruenza, qualcosa che nessun altro vede. Lo so, è difficile, bambolina, ma non è vero che con il tuo aiuto... è vero, bambolina, mi aiuterai, è vero, è vero? Eravamo tornati a lavorare insieme e io ero a sua completa disposizione. Tornavo a casa dalla biblioteca con testi e manuali e mi mettevo a fare e rifare i calcoli. Albert rileggeva, modificava e approvava. In casa potevamo lavorare perché c'erano i miei genitori che si occupavano del bambino. Ma ricordi i nostri esperimenti mentali, bambolina? Se ci fossimo sbagliati... E se la tazza di caffè che ho davanti avesse ragione? Quando lo zucchero si dissolve nel caffè, l'acqua circonda il glucosio strappandogli dei cristalli. Più zucchero metto, più alta è la densità. Se riuscissimo a calcolare la pressione osmotica, riusciremmo ad individuare l'esatto numero di molecole. Oh, troppa ambizione, direbbero i paludati cattedratici. No, Albert, non lo è. Ora ci mettiamo a fare i calcoli. Quando dicevo C, intendevo mi metto a fare i calcoli, perché lui con la matematica... Eravamo nel pieno del fermento creativo. Ma un giorno tutto questo finì. I miei genitori dovettero tornare in Serbia e in casa arrivò Pauline, sua madre. La polvere si passa bene sotto i mobili. La spesa si fa nel negozio in fondo alla via perché costa meno. La polvere, signorina Mileva, la casa è piena di polvere. Pauline voleva trasformarmi in una casalinga. Facile. E Albert non gli disse mai niente. Non prese mai le mie difese contro di lei. Buona giornata, signor Einstein, buona giornata, signor Einstein. E poi ci salutava così, a tutte e due, dandoci un bacio sulla fronte prima di uscire. I calcoli iniziò semplicemente a farli il suo amico, l'italiano, Michele Besso.
Michele? Hai presente quell'aggeggio che ho brevettato e ora è montato lassù sull'orologio? Su quell'orologio lì, l'orologio della Torre di Berna. Quell'aggeggio emette un segnale alla velocità della luce che raggiunge gli altri orologi posti a Zurigo, Ginevra e Basilea, sincronizzandoli. Ma cosa succederebbe se ora mandassimo quel segnale verso un orologio su un treno in corsa? Oh, Albert, dai che sei stanco, vai a casa da Mileva, dai, su. Ma no, ascolta, sciocco! Immagina di avere un orologio qui, fermo, e di doverlo sincronizzare con uno in movimento. Questo può accadere perché il tempo e lo spazio sono assoluti, secondo Newton. Oh, ma non solo secondo Newton, Albert, secondo tutti, dai! Ma no, ascolta! Per fare in modo che ciò avvenga, la luce dovrebbe accelerare o diminuire la velocità. Questo non è possibile perché Maxwell dice che la luce viaggia a una sola velocità. E quindi o è Newton o è Maxwell ad avere ragione, non possono averla entrambi. Oh Albert, se ci fosse un duello tra Newton e Maxwell, chi si prenderebbe una pallottola sulla fronte sarebbe il povero Maxwell. Ora però dai, vai a casa che sei stanco. Nei 3 giorni che seguirono Albert non dormì mai. Rimase a giocare tutto il tempo con i trenini in miniatura di Hans Albert. Pareva avere la mia stessa passione che avevo da ragazza per i treni. Passava ore con quei trenini. Ma poi, una mattina, all'improvviso... Michele? Michele? Immagina un binario ferroviario. Immagina adesso di vedere passare un treno. Un treno che viaggi più velocemente di tutti i treni che mi hai visto passare. E ora... immagina di vedere cadere 2 fulmini, simultanei, alla distanza di 100 metri uno dall'altro. Ora, immagina di trovarti sul treno, durante la stessa medesima scena. Vedi sempre i fulmini cadere simultanei? Sì, Albert. No! Riprova! Non hai immaginato bene. Chiudi gli occhi. Stai viaggiando insieme al treno. Cadono i fulmini simultanei per me. Sono sempre simultanei per te che tu sei sul treno. No. No. Perché ti stai allontanando da uno e ti stai avvicinando all'altro. Per me che ero qui, fermo, i fulmini erano simultanei. Eppure non possiamo aver vissuto lo stesso evento in una maniera diversa. Lo capisci? Incredibile. Il tempo non è assoluto. Ora gli sfido quei paludati cattedratici ad ignorarmi. Scriverò un articolo sull'elettrodinamica dei corpi in movimento. Era questo il titolo dell'articolo. Albert aveva risposto a una domanda che nessuno si stava facendo. È stata questa la sua grande rivoluzione. E in una nota, a margine, una piccola formula. E uguale mc al quadrato. E poi una postilla. Si ringrazia per la stesura di questo elaborato il mio amico, l'ingegnere, l'italiano Michele Besso. Del mio nome non c'era traccia. Oh, ma bambolina! Einstein, una pietra sola! Questo siamo io e te! Ma che bisogno c'è di mettere il tuo nome a fianco al mio? Facile. Era riuscito Albert a realizzare il suo sogno. Era riuscito a scrivere la nuova definizione della parola tempo. Aveva scritto la sua teoria della relatività ristretta. Nel giro di 7 mesi aveva scritto 6 articoli. Anche semplicemente uno di questi l'avrebbero iscritto per sempre nella storia della scienza. E lui ne ha scritti 6. Io invece avevo 31 anni, ma ne dimostravo almeno il doppio. E non solo per gli acciacchi fisici. Tentavo di mantenere attivo più possibile il cervello, contavo, facevo elenchi, cercavo di contare gli angoli retti che incontravo lungo il mio cammino, contavo, mandavo a memoria teoremi, corollari, avevo costruito dei grafici con l'evoluzione della crescita di Hans Albert, come se fosse un esperimento di laboratorio.
Tra il 1905 e il 1909 Albert pubblicò una quarantina di articoli che approfondivano la teoria della relatività e rispondevano alle critiche. Di critiche Albert ne riceveva parecchie. I paludati cattedratici gli davano contro, sostenendo che la sua relatività era già stata ampiamente espressa da Lorentz, ma in realtà non ne capivano le differenze. Albert, dal canto suo, stava già ampliando la sua idea, la sua visione del mondo. Stava creando qualcosa di più grosso, che inglobasse tutto. Una volta la sentii chiamare la teoria del tutto. Venne preso come professore all'Università di Zurigo. Ci trasferimmo nella nostra città. La fine del 1909 arrivò con una nuova gioia. Ero di nuovo incinta. Edward Einstein nacque il 28 luglio del 1910. Ed eravamo di nuovo una famiglia, alle prese con pannolini e latte. O forse solo io lo ero. L'altro giorno ho preso un ascensore per raggiungere degli amici al quinto piano per una cena. E quando l'ascensore è partito è successa una cosa strana. È come se l'ascensore avesse iniziato ad andare nel senso opposto, a scendere, a cadere. E io ho iniziato a cadere insieme a lui. Un uomo che cade non sente il suo peso. E così all'inizio è stato terrificante, ma poi è come se avesse iniziato a fluttuare. E tutto fluttuava insieme a me. La mia pipa, il mio cappello, i miei appunti. Poi l'ascensore ha ripreso a risalire, quindi ha accelerato per recuperare il terreno perso. Io mi sentivo come spinto dal basso, sentivo proprio il pavimento, c'ero incollato sopra e la spinta era forte. L'accelerazione e la gravità sono la stessa cosa. E questa è l'idea che mi mancava per completare la mia teoria della relatività. Questo potrebbe essere il periodo più felice della mia vita. Albert frequentava la borghesia, i salotti, e io quasi mai andavo con lui. Una volta conobbe Jung, Kafka, Charlie Chaplin. C'ero anch'io quando una signorina che non conoscevamo gli rivolse la parola. Era Einstein, ma mi vuole dire che cos'è questa benedetta relatività una buona volta? Certo, signorina, certo che glielo racconto. Si misero a capannello in 30 intorno a lui, tutti ad ascoltarlo. Silenzio. Albert Einstein stava per spiegare a tutti la relatività. Oh, se voi mi chiudete per 2 ore in una stanza con lei, signorina, il tempo sembrerà passarmi in un attimo. Ma se mi chiudete per 2 ore in una stanza col mio amico, il qui presente, l'ingegnere Michele Besso, il tempo sembrerà non passarmi mai. È semplicemente questa la relatività, cara signorina. Tutti giù a ridere. A me nessuno mi rivolgeva la parola, se non per riuscire ad arrivare ad Albert. Era il 1911 e ci eravamo trasferiti a Praga perché venne preso come ordinario lì. Quell'anno Marie Curie vinse il suo secondo premio Nobel, in chimica stavolta, e tutto per lei. Arrivando a ogni nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere. L'estranità di ciò che non sei più o non possiedi più, t'aspetta al varco, nei luoghi estranei e non posseduti. Entri in una città e all'improvviso vedi chi sta di fianco a te in una piazza, vivere una vita o un istante che potevano essere tuoi. Marie, dove sei? E io dove sono? Mentre Albert frequenta i cocktail, va alle serate più esclusive, i seminari, Parigi, Bruxelles, Berlino.
Ho realizzato un'altra conseguenza alla mia teoria. La gravità piega la luce. Immaginate un fiume. E ora immaginate un tronco d'albero che sta galleggiando. Il fiume supponete sia lo spazio. E il tronco d'albero supponete sia una particella di luce. Ora immaginate che arrivi una nave. La nave supponete che sia il sole. Quando la nave arriva, piega l'acqua, perché le onde si increspano. E quindi la gravità del sole piega lo spazio. Ma queste onde arrivano fino alla particella di luce. E quindi la gravità piega la luce. Mi serve un buon astronomo per dimostrarlo. Qualcuno deve trovarmi un buon astronomo. Io non ne avevo. 1912, giugno, ci trasferimmo di nuovo a Zurigo perché Albert venne preso per la cattedra di fisica al Politecnico. Il nostro Politecnico, dove tutto era iniziato. Lo presi come un buon segno. Ma mi sbagliavo. Un giorno stavo mettendo a posto le sue carte nel suo studio e vidi spuntare una lettera da una cartelletta. So che non avrei dovuto leggerla, eppure Caro Albert, qui a Berlino il cielo è senza colore da quando te ne sei andato tu. Mi mancano le nostre passeggiate. Ricordati che alla fine del mese devi essere di nuovo qua, così ti posso presentare Gustav. Ti bacio con tutta me stessa. Elsa era la cugina di Albert, la cugina di Berlino. E questa non era una lettera qualsiasi. Avevano una storia d'amore, vera e propria. Quella sera stessa feci una scenata ad Albert quando tornò a casa. Le cose tra noi stavano per precipitare. Albert decise quella sera stessa di accettare la cattedra di fisica prussiana che gli aveva proposto Max Planck a Berlino. Ci saremmo dovuti trasferire nella stessa città dove viveva Elsa. Marie, ma come hai fatto a fare tutto tu? Non l'ho fatto. Le mie figlie non mi conoscono quasi. Il nostro rapporto è freddo e distaccato. Non mi hanno mai visto dare amore. E se proprio devo dirle la verità, temo che mi detestino. Mi scusi, non immaginavo. Siete molto fortunata, Mileva. E invece è evidente che vostro figlio Hans Albert vi adora. E credo che sarà lo stesso per Edward. Questo è lo stato delle cose. Nonostante la sua mente da scienziata, lei non è diventata me. Ma di contro, io neanche diventerò lei. Forse se io avessi avuto di fianco un uomo come Pierre Curie... Lei ha avuto di fianco un uomo come Albert Einstein. Vorrei trovare la soluzione a questo complicato enigma. La soluzione è già nelle sue mani, Mileva. Per chi come noi non sa accettare le regole e le convenzioni della scienza, figuriamoci il matrimonio convenzionale. Il matrimonio è un antiquato contratto sociale. L'affetto, l'amore, sono un'altra cosa. L'amore è una reazione chimica. A volte si consuma da sé. A volte penso che la vita non sia degna di essere vissuta senza una persona da amare accanto. Ha ragione. Ma prima di tutto deve esserci il rispetto per se stessi. A Berlino le cose tra noi non fecero che peggiorare. Il sorriso in casa mancava, figuriamoci le carezze. È pronta la cena, Mizza? Mi chiamava solo più Mizza. Il mio nome abbreviato nella sua bocca mi sembrava ancora più duro. In casa Albert era altezzoso, sprezzante. Io non facevo altro che ripetermi in testa le parole dette da Marie Curie.
prima di tutto è necessario avere il rispetto per se stessi. Presi i bambini una mattina e decisi di trasferirmi per qualche settimana a casa di un'amica. Passò qualche giorno e Albert mi fece recapitare una lettera. Sono disposto a tornare a vivere insieme, perché non voglio perdere i ragazzi e non voglio che loro perdano me. Ma in modo che ti sia perfettamente chiara la situazione, ti scrivo le mie regole. A. Ti assicurerai che 1. I miei vestiti e il mio bucato siano sempre tenuti in buon ordine. 2. Che riceverò i miei 3 pasti regolarmente e nella mia stanza. 3. Che la mia stanza e il mio studio siano sempre puliti, e specialmente che il mio tavolo sia riservato al mio esclusivo utilizzo. B. Rinuncerai a tutte le relazioni personali con me, a meno che non siano strettamente necessarie per ragioni di etichetta e di vita sociale. In particolare ti asterrai 1. Dal sederti accanto a me in casa. 2. Dall'uscire o viaggiare con me. Ti atterrai ai seguenti punti per regolare i rapporti personali con me. 1. Non ti aspetterai alcuna intimità da me e non mi rimproverai in alcun modo per questa mancanza. 2. Lascerai immediatamente la mia stanza da letto, il mio studio, quando io ne farò richiesta. 3. Smetterai immediatamente di parlare quando io ne farò richiesta. D. Non cercherai di sminuirmi in alcun modo, né con le parole né con i comportamenti, davanti ai nostri figli. Questi sì che erano elenchi ben fatti. Un genio. Ci incontrammo e ci accordammo per la separazione. Una mattina del 1914 presi i bambini e me ne tornai a Zurigo. Il divorzio da Albert arrivò nel 1919. Lo stesso anno che arrivò un astronomo, tanto atteso da Albert. L'astronomo veniva dall'Inghilterra, un certo Eddington, e munito di macchina fotografica aveva dimostrato sperimentalmente la sua teoria. La sua teoria della relatività generale. Il Nobel per Albert arrivò nel 1921 e fu per l'effetto fotoelettrico. Deve aver riso così tanto per quella motivazione. La consacrazione di Albert arrivò dopo. Le sue equazioni tentavano di rappresentare un mondo imperfetto e l'unica maniera per farlo fu di introdurre delle imperfezioni nei fondamenti della teoria. Aveva ragione lui. Sono i dettagli imperfetti a rendere tutto perfetto. Metafora magnifica, la fisica. Al posto di quell'uomo, ora avrebbe potuto esserci lei, se si fosse fermata nel tempo tanto tempo prima. Oppure se tanto tempo prima un crocevia, invece di prendere una strada, avesse preso quella opposta e dopo un lungo giro fosse venuta a trovarsi al posto di quell'uomo in quella piazza. Ormai, da quel suo passato vero o ipotetico, lei è esclusa, non può fermarsi, deve proseguire fino a un'altra città dove la aspetta un altro suo passato o qualcosa che forse era stato un suo possibile futuro e ora è il presente di qualcun altro. I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. Nel 1933 entrarono in vigore le leggi razziali. Albert, ebreo, si era trasferito in America e da lì in poi io persi le sue tracce. Riflettei a lungo sugli anni di vita con lui, sulla città perfetta che avevamo creato. Fui conosciuta quando ero la quinta donna in assoluto a frequentare una facoltà scientifica, poi come moglie di Albert Einstein, poi dopo come madre dei suoi figli e poi dopo come niente, trasparente, invisibile. Era quello che volevo. La mia vita in solitaria non la conosce nessuno. Forse perché a nessuno è mai interessata. O forse perché i biografi di Albert sono tutti uomini.
La madre di Albert, Pauline, fu abilissima a mettere in giro voci che mi riguardavano, tutte congetture, ipotesi. È diventata pazza. La sentono farneticare cose a caso, era la sua frase preferita. È in cura per isterismo. Niente vero. Il passaparola poi ha fatto il resto. Quelli erano gli anni in cui potevi essere affetta da disturbi, da intolleranza alla disciplina familiare. Il pretesto della pazzia per colpire le donne ribelli. Per questi porti non saprei tracciare la rotta su una carta, né fissare la data di un approdo. Alle volte basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo di un paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella nebbia, il dialogo tra due passanti che si incontrano nel viavai. Per pensare che partendo di lì metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta, fatta di frammenti che si mescolano con il resto, distanti, separati da intervalli, di segnali che uno manda e non sa chi li raccoglie. Se ti dico che la città verso cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada, ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla. 112 parole, 632 caratteri. Nessuno seppe cosa feci io negli ultimi anni della mia vita. La mia seconda vita, quella in solitaria, non la conobbe mai nessuno. Fui conosciuta quando ero la quinta donna in assoluto a frequentare una facoltà scientifica, poi come moglie di Albert Einstein, poi dopo come madre dei suoi figli, e poi come niente. Cosa feci dopo? Non lo seppe mai nessuno. Riflettei a lungo, tutto qui. Navigai, comprai nuovi libri, mi sciolsi i capelli. Feci partite a scacchi immaginari in tre dimensioni contro 10 avversari immaginari contemporaneamente. Cercai, amai Hemingway perché volontà di felicità e tristezza. Vidi crescere i miei figli sani e felici, mangiai in ogni paese del mondo. Costruì castelli con le carte da appendere ai soffitti delle case, di tutte le ville, di tutte le cantine. Imparai nuove lingue, divenni pittrice, amai Conrad perché naviga l'abisso e non ci affonda. Feci curare la mia anca, ripresi a suonare e venni chiamata nell'orchestra stabile di Vienna.
Trovai le parole giuste anche per frequentare i salotti buoni. Assemblai nuove carrozze, nuovi vagoni, nuovi binari, dove far correre i treni in miniatura e reale. Contai tutti, ma proprio tutti, gli angoli retti esistenti al mondo. Visitai Venezia, salì sulla Tour Eiffel, scalai l'Everest, fui circondata da amiche. Amai più di tutti Italo Calvino, perché lui mi diede la città invisibile dove stare. Mi comprai un bellissimo vestito rosso. Conclusi il mio dottorato di fisica e insegnai a tutti la sua bellezza. Imparai a nuotare, fui abbracciata dalle amiche, iniziai a truccarmi, pensai, inventai tutto questo. E poi non seppi più dove guardare e guardai il cielo e raccontai a più persone possibili la vera natura delle stelle.